questo è il secondo tutorial che vi propongo, realizzato con i trucchi di Michelle Phan della linea M Cosmetics. E io ho acquistato, se mi seguite, la Beach Life Palette. Oggi ho voluto utilizzare i marroni e devo dire che l'effetto finale non mi convince, nel senso che gli ombretti, a vederli, sono abbastanza brillanti, ma poi il finish finale è matte e quindi insomma mi hanno un po' delusa. Comunque vi faccio vedere un po' come sono, passo passo. Andremo ad utilizzare questi ombretti di questa sezione, insomma, e contemporaneamente proveremo anche un altro prodotto che è stato tanto reclamizzato su YouTube da Michelle Phan nei suoi video, che è la Waterliner Rose Gold, e vedremo un po' che effetto fa. Innanzitutto stendo su tutta la palpebra mobile Coral Reef, che è un colore arancio ruggine, e vado quindi a coprire l'intera palpebra. Poi aggiungo Black Sand, che è un marrone shimmer con dei glitter un po' rossi, che però poi con la stesura si perdono. E vado comunque a stenderlo sopra l'arancio di prima. Lascio un pochino di arancio solo nella parte interna dell'occhio. Quindi stendo bene per uniformare i due colori. E sfumo i bordi. A questo punto prendo, come dice il nome, un color oliva, quindi è un marroncino tendente un po' a un verde militare, e quindi creo la mia ombreggiatura nella piega, la faccio quindi grande quanto voglio, e poi sfumo, e sfumo mischiando Sand Castle, che è un marroncino chiaro dall'effetto perlato. Mi aiuta quindi molto a sfumare il marrone. Intensifico la piega con Hot Stone, che è l'unico che ha una texture matte ed è un marrone scuro, e quindi oltre che nella piega lo applico anche un po' alla fine della palpebra mobile. Sotto il sopracciglio stendo Golden Glow, che è, diciamo, l'ombretto illuminante di questa palette, che è un oro non molto scrivente, che però dona un po' di luminosità, e lo stendo anche con il dito in mezzo alla palpebra mobile. Prendo di nuovo il marrone matte e creo una specie di codina di eyeliner. Molto vicina quindi alle ciglia. Visto che questo effetto matte a me non è che faccia impazzire, applico sopra il marrone questo eyeliner in glitter oro. Sotto stendo dapprima una riga di arancio Coral Reef, e poi nella parte, diciamo, più esterna applico un pochino di marrone matte scuro, e poi sfumo il marrone verso l'interno. Naturalmente nella parte più interna dell'occhio stendo un po' di oro, che è molto delicato. A questo punto proviamo la Waterliner Rose Gold. Come potete vedere, non ho fatto nessun taglio in questa parte del video. Voglio far vedere che ho insistito molto nell'applicazione,
ma il risultato non è affatto come compare sui video di Michelle Phan. Ora può dipendere dal fatto che la matita è nuova, magari la punta nuova non è tanto scrivente, ha bisogno quindi di essere utilizzata di più. Però insomma ecco, l'effetto è solo una leggera luminosità, ma insomma niente di che. Poi applico questa terra, Bronze Shimmer si chiama, e la applico proprio con quel classico movimento a tre del pennellino, proprio per dare forma al viso e anche per snellirlo. Questa mi piace perché è delicata. Poi applico per idratare le labbra un matitone arancio e sopra ci applico questo gloss della palette arancio, che devo dire mi piace molto, però essendo un gloss non è così tanto duraturo. Spero vi sia piaciuto, vi lascio i link dei miei ultimi due video e al prossimo, ciao!